Va bene, allora sono le 9:15, quindi noi possiamo iniziare. Allora, buongiorno a tutti, un ringraziamento e un saluto particolare appunto al professor Luigi Tedesco, che è il nostro ospite. Tra breve vi leggerò appunto due brevi note relative al suo curriculum. Un ringraziamento naturalmente a tutti i professori presenti, che hanno collaborato e stanno collaborando attivamente alla buona riuscita di questa iniziativa che oggi è il terzo appuntamento. E chiaramente un ringraziamento e un saluto a tutti i ragazzi presenti. Questa è un'operazione che noi stiamo svolgendo per voi perché crediamo fermamente nel rapporto intanto con le più alte istituzioni culturali e scientifiche, e quindi che quando parliamo naturalmente del Dipartimento di Fisica dell'Università è evidente che stiamo parlando delle più alte istituzioni, ma nel senso non solo diciamo accademico, ma nel senso proprio pratico, perché il Dipartimento di Fisica è riconosciuto non da me, ma a livello internazionale dell'Università di Bari, per l'appunto il Dipartimento di Fisica dell'Università di Bari è riconosciuto come uno dei dipartimenti più produttivi dal punto di vista delle ricerche e di tutto ciò che appunto viene prodotto dal punto di vista scientifico. Quindi noi siamo onorati di avere attivato questa collaborazione con il Dipartimento e con appunto i ricercatori e i professori che ne fanno parte, come per l'appunto il professor Luigi Tedesco, che tratterà oggi l'argomento molto molto interessante, la gravità e i buchi neri. Allora, non voglio togliere altro tempo, vi leggo solo appunto due brevi note del professor Tedesco, nato a Bari il 6 settembre del 62, quindi sottolineo, no, questo l'ho detto in altri incontri, ma come dire, noi dobbiamo essere veramente orgogliosi di quello che la nostra terra produce, perché troppo spesso alle volte si guarda fuori. Dobbiamo certamente guardare fuori, siamo in una dimensione internazionale, però dobbiamo essere anche orgogliosi di quello che la nostra terra, e quindi Bari, in questo caso Bari ovviamente si intende insomma tutta la terra di cui noi facciamo la terra di Bari cosiddetta, e la Puglia insomma produce. Diplomato al liceo scientifico con voto 60-60, laureato in fisica con voto 110 e lode, ha un dottorato di ricerca in fisica teorica e un altro dottorato di ricerca in cosmologia, titolare di una borsa di studio biennale presso il CNR e attualmente ricercatore a tempo indeterminato in fisica teorica e autore di una cinquantina di articoli scientifici su riviste internazionali e titolare del corso di meccanica quantistica e metodi matematici per la fisica e di fisica astroparticellare. Svolge attività di ricerca nell'ambito della cosmologia e della relatività generale. Allora, il professore ha condensato, devo dire, il suo curriculum, l'ha fatto, come dire, in modo tale che noi potessimo leggere in maniera sintetica, ma come ben capite è un curriculum molto ricco che comprende tanta attività di ricerca e noi lo ringraziamo per essersi generosamente messo a disposizione della nostra scuola e dei nostri ragazzi. Allora, professor Tedesco, Sì. ti lascio la parola e Grazie. buon proseguimento. Io sono qui con voi, naturalmente. Grazie. Condivido lo schermo allora, così posso proiettare il PowerPoint. Ditemi se riuscite a vederlo. Sì, stiamo vedendo il tuo schermo. Benissimo, sì, perfetto. Riuscite a vederlo? Sì. Perfetto. Sì. Allora, io in questo breve seminario parlerò della gravità e dei buchi neri e prima però di arrivare alla gravità e ai buchi neri, cercherò di, in un certo qual modo, di avvicinarmi attraverso delle tappe precedenti che riguardano proprio l'universo, perché la gravità è l'unica forza che agisce nell'universo su grandi scale, su grandissime scale. Allora, vediamo che cosa, perché gli studenti non sanno ancora giustamente cos'è davvero la fisica. Io stavo a Bergen facendo dei seminari e stavo sul porto a vedere un po' di panorama. A un certo punto stavo facendo delle fotografie
mi ero reso conto, questo serve per far capire cosa serve poi in pratica la fisica, e stavano caricando questa macchina che era caduta e io mi accorsi che fisicamente il braccio di questo camion rosso era troppo corto per poter fare questa operazione. Infatti io gridai: guardate che state sbagliando, non mi considerarono per niente. Loro stavano sollevando, io stavo gridando e questo è quello che è successo. Cioè, la fisica serve anche in pratica a capire non solo come funziona la natura, ma come funziona anche in pratica tutto. Questo è un piccolo esempio. Parto con questo esempio molto semplice. Vedete, questa è una cannuccia in un bicchiere. E uno direbbe, va bene, e che c'entra con la gravità e i buchi neri? C'entra perché qui la cannuccia esiste in questa zona dove voi non la vedete, cioè in cosmologia, in fisica, non tutto ciò che osservate c'è e c'è dell'altro rispetto a quello che voi vedete. Perché? Cosa voglio dire? Vedete, questa è un'immagine di tre galassie, M82, M81 e NGC30. Viste ad occhio, Buongiorno. buongiorno, ad occhio nudo. Invece guardate che succede se voi usate i raggi infrarossi, è tutta un'altra storia che voi non vedete. Questo è Cygnus A, questo è quello che vedete nelle onde radio. Guardate che succede invece quando andate ai raggi X. State vedendo delle cose che non appaiono a prima vista. Ancora, ho fatto altri due esempi. Questo è quando osservate con un telescopio questa zona del cielo che si chiama Perseo. Guardate cosa invece succede ai raggi X, tutta un'altra storia che non vedete nell'ottico. E l'ultimo è l'idra. Questa è la luce visibile. E guardate invece che cosa succede quando andate ai raggi X. Che voglio dire, in fisica, ma in cosmologia, in gravitazione, in tutti gli argomenti che riguardano questo aspetto della conoscenza, non bisogna mai fermarsi ad osservare di primo acchito quello che vedete, ma bisogna andare sempre in profondità, perché c'è sempre qualcosa che non si capisce. Dove siamo noi? Dove siamo noi? Noi siamo, ammesso che ci sia la Terra, la vedete, questa è la Terra, noi siamo nel sistema solare. Qui c'è Giove, Saturno, Nettuno. Non ho messo Plutone perché probabilmente Plutone viene declassato non più come pianeta. In maniera scolastica si dice è l'ultimo pianeta del sistema solare, eccetera, eccetera. No, non è così. Probabilmente Plutone è solo una roccia esterna che verrà declassata da asteroide. Quindi io non l'ho messo. Ora condensiamo tutto il sistema solare ad un punto. Noi siamo qui. Questa è la Via Lattea, vista non lo possiamo fare, ma se potessimo vederla da fuori, noi siamo sul braccio esterno. Questo è il sistema solare, posto nella parte esterna del secondo braccio e sta ruotando ad una velocità spaventosa. Ma riduciamo la Via Lattea ad un punto. Noi siamo, se fossimo al centro, apparterremmo a questo che si chiama il gruppo, un gruppo locale. Vedete, in giallo ci sono le galassie molto grandi, in rosso c'è Andromeda che ora vi farò vedere, e in blu le galassie molto piccole. Il gruppo locale è composto da un gruppo di galassie di cui appunto fa parte la nostra e anche Andromeda. Il gruppo è composto da 70, una settantina di galassie piccole e ha un diametro di circa 10 milioni di anni luce, che vuol dire che la luce, se la percorresse tutta, impiegherebbe 10 milioni di anni. Quindi sono distanze enormi. Questa è la galassia di Andromeda. Questa è un'immagine vera presa ultimamente dal telescopio Hubble. Immagine bellissima perché è la galassia più vicina a noi. E vedete, ogni punto di questo schermo è un punto, non solo composto da stelle, ma anche da microgalassie. Ma di questo ne parlerò dopo. Allora andiamo avanti e riduciamo il gruppo locale che vi ho detto prima al centro qui, vedete, siamo in un gruppo, un super gruppo locale. Quindi noi siamo piccolissimi, sperduti.
E qui ci sono altri gruppi. Questo l'ho messo in giallo, si chiama gruppo di Virgo, la costellazione della Vergine, perché ritornerà dopo. Questo è al centro, siamo nel supercluster, vedete, noi siamo qui, se noi fossimo al centro, questi punti sarebbero tutti, non galassie, attenti, sono cluster di galassie, cioè raggruppamenti di galassie. Noi siamo veramente insignificanti. Ma io ho fatto ancora di più, io ho preso un'immagine, questa è un'immagine vera, fatta negli anni 90, dove consideriamo l'universo su grandissime scale. E questo qui. Allora, vedete, questa è un'immagine, come vi dicevo, fatta nel 1998, e noi siamo, questo, noi non come sistema solare, noi come super, super cluster di galassie, siamo qui. Ogni punto di questa immagine sono migliaia, migliaia di miliardi di galassie, ogni punto. Noi siamo in quello che si chiama il grande muro. Il grande muro perché, vedete, questo sembra un omino con le gambe e le braccia. E la cosa interessante di questa immagine è, uno si chiede, perché le galassie si raggruppano, scusate, i supercluster di galassie si raggruppano tutti qui? Perché ci sono dei vuoti? Perché non ci va qui, dei supercluster, la materia qui non ci va, o qui non ci va? Ma tende a raggrupparsi tra di loro. Quale forza spinge le galassie ad allontanarsi da questi grandi vuoti, questi enormi vuoti, e invece a condensarsi attorno a delle strisce vere e proprie? Qui siamo su grandissime scale, siamo a livello di universo, eh? Siamo a livello di universo, quindi come dire, è un'immagine che dal punto di vista astronomico-fisico è eccezionale. Ma allora, come ha origine tutto? Tutto ha origine attraverso il cosiddetto Big Bang, che è avvenuto 13,7 miliardi di anni fa. Noi lo sappiamo con certezza, con un errore molto piccolo, perché ci sono tutta una serie di misure che vengono fatte, e queste misure concorrono indipendentemente l'uno dall'altro a questa data, con più o meno 5 milioni di anni di errore. Quindi siamo praticamente certi che 13,7 miliardi di anni fa qualcosa è esploso. Quello che sappiamo, e lo vedremo dopo, che l'universo era tutto concentrato in un unico punto, e attenzione, ad esplodere, qui c'è molta confusione anche tra gli addetti lavori. Non è che esplode come uno scoppio, ma esplode lo spazio. Avete capito bene? Cioè lo spazio condensato in quel punto esplode. Non è della materia all'interno di quel punto che va via, ma è lo spazio. Ripeto questo concetto perché, ripeto, anche tra gli addetti lavori ci si crea molta confusione. L'universo esisteva prima del grande scoppio, oppure spazio e tempo li abbiamo creati, sono stati creati al momento del grande scoppio, del Big Bang? E il Big Bang, uno direbbe, spiega tutto? No, spiega quasi, e sottolineo il quasi, tutte le osservazioni, e probabilmente in quel quasi si nasconde qualcosa di profondamente sconvolgente dal punto di vista della fisica e della cosmologia. Lo spazio e il tempo hanno avuto origine nel Big Bang. Allora, quello che siamo certi è che prima del Big Bang c'era il nulla. Ora, sul nulla io non mi dilungherò perché è proprio un capitolo a parte, però quando noi parliamo di nulla in fisica, il nulla normalmente si considera come una regione di spazio all'interno della quale non c'è né materia, né tempo, né luce, niente. Invece con il nulla noi intendiamo qualcosa che non considera neanche lo spazio vuoto, non c'è nulla. E per nulla noi non consideriamo neanche il tempo. Neanche il tempo. Quindi il tempo ha origine al Big Bang.
La domanda che spesso uno fa, ma che c'era prima dell'universo, prima del Big Bang, vi faccio capire che forse potrebbe essere non corretta, perché uno potrebbe chiedersi, ma cosa c'è a sud del polo sud? Ha senso questa domanda? No, prima del Big Bang c'era il nulla, ma non c'era un altro universo. Questo richiederebbe un altro seminario a parte, che magari, se volete, lo faccio in un altro momento, l'anno prossimo, come volete, su come trattare il Big Bang dal punto di vista delle nuove teorie che si affacciano e del pre-Big Bang. Quello che vi voglio dire è che comunque è un argomento non più ad appannaggio dei filosofi, ma ci stiamo avvicinando in maniera scientifica. Ho dimenticato di dire, soprattutto a tutti gli studenti, che tutto ciò che sto dicendo oggi e che vi dirò dietro ha tanta, tantissima matematica, tantissima, il 90%, forse più, di ciò che sto dicendo va dimostrato, va verificato e studiato con la matematica, quindi aritmetica, geometria e così via. Questo ci tenevo a dirlo, perché sennò sembra che sia tutto facile, tutto veloce e tutto alla portata di, come dire, di due clic, e non è così. Vedete, il nulla, ho messo soltanto una diapositiva sul nulla, perché ci tengo a far capire soltanto con una immagine cosa intendiamo oggi in fisica per il nulla. Il nulla è questo, cioè una fluttuazione, si dice, del vuoto. È come se ribollisse il tempo, lo spazio e la materia quando non c'è niente. E qui dentro, in questa cosa che bolle, bolle anche lo spazio, attenti. Non è una regione di spazio dentro il quale sta ribollendo della materia, dell'energia, della luce, quello che volete. No, anche lo spazio sta ribollendo. Quindi questo ve l'ho messa questa diapositiva perché a volte uno rimane un po' sconcertato, dice sì, va bene, ma il nulla che cosa è? Che cosa può essere rappresentato? Questo è un modo per rappresentare il nulla, cioè queste fluttuazioni di spazio e di tempo. Allora, quello che noi sappiamo è che l'universo è in espansione, quindi qui ha origine il Big Bang, che si sta espandendo sempre di più, sempre di più, sempre di più, e si allontanano le galassie. La domanda che spesso mi fanno gli studenti, ma questa spinta iniziale, le galassie dove vanno? Come fanno a muoversi? Qui, anche qui c'è molta confusione, anche tra gli addetti ai lavori. Perché vedete, questo è l'universo con quattro galassie, un esempio. Dopo un certo tempo le quattro galassie si sono allontanate tra di loro. Però, attenzione, le galassie non si sono mosse. Le galassie non si sono mosse. Ciò che si è mosso è lo spazio tra le galassie. Ecco perché il Big Bang è uno spazio che si dilata tra gli oggetti. Non sono gli oggetti che si muovono. Noi non vediamo le galassie sono ferme, sono disposte, come dico qui, su di un telo, sono ferme. È il telo che si dilata, che viene stirato. Ho reso un'immagine, questa immagine che dovrebbe rendere l'idea di ciò che sto dicendo. Cioè, immaginate un lenzuolo rattrappito con degli oggetti sopra, gli oggetti fermi, ma quando tirate il lenzuolo, gli oggetti si allontanano tra di loro. Questo è quello che succede all'universo. Tutti gli oggetti sono fermi, non si muovono. Ciò che si muove, ciò che si dilata, è lo spazio tra gli oggetti. Questo, ripeto, è un concetto che anche tra gli addetti ai lavori è difficile da far comprendere, perché è più facile dire le galassie vanno via, si allontanano l'una dall'altra, è più immediata come immagine, ma non è vera, non è un'immagine reale. Quello che è reale è che tutto è fermo e nell'universo fermo tutto si dilata, lo spazio tra gli oggetti diventa sempre, sempre più grande. Come facciamo ad avere sentore del fatto che c'è stato un Big Bang? Come vi dicevo, tutto ciò che io dico si dimostra.
Nel 1965 questi due ingegneri che vedete in piedi, questa è un'immagine bellissima perché è l'unica immagine che abbiamo, sono Penzias e Wilson, due ingegneri americani, e quello che vedete in grande è l'antenna di un attuale, oggi li chiamiamo cellulari, di un cellulare, cioè è un'antenna che cercava di trasmettere dei segnali ad un'altra antenna distante 1000 km, uguale quello che oggi succede normalmente tra un cellulare e un altro, tra l'antenna che trasmette il segnale e noi che lo riceviamo. È chiaro che siamo nel 1965, a 50, oltre 50 anni di distanza da qui. Allora stavano facendo queste prove, cioè stavano facendo, mandavano segnali con questa antenna e dall'altra parte, a 1000 km di distanza, cercavano con un'antenna identica di ricevere questo segnale. Però la cosa strana è che loro ricevevano un segnale di fondo che dava fastidio, un rumore. Allora a un certo punto, io tra l'altro ho anche parlato con questi, sono venuti a Roma, come dire, li ho conosciuti, e diceva che loro sentivano questo rumore molto strano di fondo, ma non capivano cosa fosse. Allora a un certo punto che fanno? Spengono tutto, banalmente staccano la corrente, ma il rumore c'era ed era anche più forte. Si rendono conto che all'interno di questa antenna, questa è l'antenna, c'erano degli escrementi di uccelli, di piccioni che all'epoca infestavano tutta la zona. Allora loro vanno, puliscono tutto quanto, mandano una squadra di operai, banalmente, e quindi l'antenna era pulita. Dopo 20 giorni il rumore era ancora più forte, cioè ad antenna spenta che non riceveva e non mandava segnali, l'antenna riceveva un segnale molto forte. Ma che cosa era questo? Oggi noi sappiamo che cosa era. Hanno avuto il Nobel per la fisica, era il rumore del Big Bang, quello che noi riceviamo quando la nostra televisione accesa su un canale nero dove non compare nessun segnale, vedete quelle macchioline bianche che appaiono e scompaiono velocemente. Quello sono i fotoni del Big Bang, ne arrivano sulla Terra 400 per ogni centimetro quadrato, anche adesso, anche in questo momento. Avevano trovato il rumore del grande scoppio avvenuto 13,7 miliardi di anni. E prima di fare questo, vi voglio far vedere come oggi misuriamo questa radiazione, la misuriamo in questo modo, attraverso questo semplice video che vi faccio vedere. Questo è il satellite Planck che è stato mandato nello spazio nel 2017, 2016-2017. Guardate che cosa ha fatto. È stato mandato lontano tra la Terra e la Luna. E ha cominciato a fare un vero e proprio scanner dell'universo. Ora guardate che cosa fa. Incomincia a fare lo scanner dell'universo, cioè ovunque, in tutto l'universo. E ora vi dico cosa sono i colori. Quindi, da questo punto di vista, che fa questo satellite? Elimina tutta la materia che è vicina, cioè non interessa che ci siano galassie, radiogalassie, pianeti, rocce, li elimina nel suo scanner e vede lontanissimo nel tempo. Che cosa succede? Posso avere una fotografia dell'universo? Sì, la possiamo avere ed è questa che vi faccio vedere adesso. E ne faccio vedere una ad alta definizione. Questa è l'immagine che si ottiene, che questa qui, che ora vi faccio rivedere, è questa qua, eccola qua. Questa è l'immagine dell'universo quando aveva 370-380 mila anni. È straordinaria. Questa non è un'immagine ritoccata, come dire, un'immagine fatta al computer, eh? Questa è proprio un'immagine vera, vera. Che cosa sono le zone rosse, le zone blu? Noi siamo lì dentro, eh? Tutti noi, i nostri atomi erano lì dentro quando l'universo aveva 380 mila anni. Quindi
qui mancano 1000, scusate, ma qui c'è un errore, ovviamente. 80.000 anni dopo il Big Bang. Mi dicevo, cosa sono le macchie blu e le macchie rosse? Le macchie blu sono quelle fredde. Le macchie rosse sono quelle calde, più calde. Ora è chiaro che le nostre, tutte le galassie che voi vedete, le stelle, i pianeti, tutto ciò che compone la materia nell'universo sta dentro il rosso. Tutto ciò che sono i grandi vuoti nell'universo sta dentro il blu. Allora, questa, voi immaginate che man mano che passa il tempo, queste zone rosse diventano sempre più lontane, perché lo spazio che si stira, le zone blu diventano sempre più grandi, fino ad arrivare all'universo che conosciamo oggi, 13,7 miliardi di anni dopo il Big Bang. Ma questa è un'immagine veramente straordinaria, perché è l'ultima immagine che noi possiamo avere. Dopo non si può, ora non vi spiego il motivo tecnico, ma è, noi non possiamo guardare, magari potessimo farlo, oltre, cioè a capire 200.000 anni, 100.000 anni dopo il Big Bang, 50.000 anni, 20.000 anni dopo il Big Bang. Non possiamo farlo per il momento. Io ho delle idee, poi se volete magari ve lo dico dopo, però secondo me si può fare, però quello che la cosmologia e la fisica moderna dice, no, questa è l'ultima, l'immagine più lontana da noi e più vicina al Big Bang che possiamo avere. È un'immagine straordinaria. Naturalmente gli studiosi si sono messi alla ricerca per capire punto per punto perché ci sono le zone rosse calde, perché ci sono le zone fredde, oppure delle grandi macchie. Vedete, qui ci sono delle zone molto grandi fredde o delle zone molto grandi calde. Perché si addensa la materia in questo modo e lascia grandi vuoti, grandi spazi? Ma di questo naturalmente ci allontaniamo troppo dal nostro seminario. E, due slide veloci, prima di arrivare alla gravità e ai buchi neri, riguarda se siamo o non siamo soli nell'universo. Allora, vedete, questo non c'entra nulla con gli UFO, parlo dal punto di vista scientifico. Questo che vedete in basso si trova nei pressi di Santiago del Cile ed è uno dei più grandi radiotelescopi al mondo, che negli anni 70 ha emesso, vedete, questa targhetta nera che ha mandato dall'universo, questa targhetta che voi vedete qui, in digitale. E si chiama Progetto SETI. Se ci sono altre vite, sono in grado più o meno di riconoscere. Poi anche di questo non voglio dilungarvi perché è molto lungo da spiegare. Però quello che è importante è che abbiamo mandato questo segnale in tutte le direzioni. Allora, io perché voglio che gli studenti riflettano su un fatto? Guardate, questa è un'immagine di una zona del cielo che si chiama Fornax, ma non ha importanza come si chiama. Quello che è un'immagine vera, quello che è importante, vedete, questa è una galassia, questa è una galassia, questa è una ogni galassia ha circa 100 miliardi, 100 miliardi di stelle. 100 miliardi di stelle. Questa è un'altra galassia, queste sono tutte galassie. E quindi ognuna di queste ha 100 miliardi di stelle. E queste siamo a 7 gradi. Ora, rimpicciolisco, cerco di vedere in una direzione ancora più stretta. Qui siamo a 5 gradi, guardate le galassie. Ripeto, questa è un'immagine vera, non è un'immagine ricostruita. Quindi, guardate le galassie, 100 miliardi di stelle, 100 miliardi di stelle, 100 miliardi di stelle, ogni punto ha 100 miliardi di stelle. È straordinario. Ma io faccio ancora di più. Prendo nel marzo 2021 l'immagine del telescopio Hubble. Ogni punto di questa immagine, e non è un'immagine ricostruita, attenti, è un'immagine vera, è 100 miliardi di stelle. Straordinario. Straordinario. Ma allora, voi pensate davvero che la vita si sia evoluta solo sul terzo pianeta del Sistema Solare, in una sperduta galassia chiamata Via Lattea, che si trova all'interno di un cluster generico? È impossibile, in termini di probabilità è impossibile. Siamo certi che esistano forme di vita
nell'universo e praticamente, questo guardate è un grado, io potevo moltiplicare per 360 per avere tutto lo spettro dell'universo, cioè ogni punto sono un miliardo di galassie, all'interno del quale ci sono un miliardo di galassie e poi all'interno ci sono un miliardo, 100 miliardi di stelle, cioè una cosa allucinante, è impossibile che noi siamo gli unici privilegiati dove si è evoluta la vita. Se uno riflette veramente un attimo, come si rende conto subito che le cose stanno in questi termini. Però non voglio perdere altro tempo perché il tempo vola e ci sono molte cose da dire. Allora, arriviamo alla gravità. La gravità è una delle quattro forze della natura. Non vi parlerò delle altre tre. Quelle che vi voglio solo dire con questo grafico, noi ci occupiamo di questa, della gravità. Però gravità, elettromagnetismo, che sono la calamita, la corrente essenzialmente, la forza forte di cui non vi parlo, la forza debole, con queste quattro noi riusciamo a fare tutte le leggi della natura. Chiunque abbia fatto le leggi della natura l'ho fatto con queste quattro forze: gravità, elettromagnetismo, forza forte e forza debole. E io ripeto, non vi parlerò delle altre tre perché è un altro seminario. Noi ci concentreremo sulla gravità, cioè sugli oggetti che cadono, che si attirano tra di loro. Allora, la domanda io l'ho posta in maniera brutale, però è così. Cosa intendiamo poi davvero per gravità? E perché due oggetti devono attirarsi tra di loro? Guardate, noi non stiamo parlando di polo nord e polo sud, non stiamo parlando di una calamita di polo nord e di una calamita polo sud, oppure di una carica elettrica positiva e negativa. Noi stiamo parlando di due oggetti, due palle di cannone, messe vicino si attirano. E perché non abbiamo capito tutto della gravità ancora, nonostante si siano cimentate le migliori menti da oltre 300 anni? Ora vi dico perché. Questo che voi vedete è il primo 1666, è la prima volta che appare Newton, quando ha 24 anni, scrive su questo manoscritto che io ho fotocopiato con una fotografia all'Imperial College di Londra, dove compare la prima volta questo oggetto che voi vedete, ed è Newton che comincia a rimuginare, a capire che forse la gravità si può descrivere. Siamo nel 1666, questo è un documento straordinario, ma non per me, perché gli ho rubato la fotografia semplicemente, è davvero incredibile questo reperto storico. Che fa Newton? Allora, qui si dicono anche tante cose, si usano 10.000 formule. Newton fa una cosa molto molto semplice, dice: se voi lasciate una penna per aria, questa cade per terra. Se lanciate un oggetto, questo cade per terra. Se voi stesso saltate in aria con uno slancio, andate per terra. Allora, che succede? Succede che la terra sta attirando, in questo caso, la mela che va a terra. Poi c'è un'altra attrazione tra il Sole e il pianeta, tra la Luna e la Terra, tra una stella e un'altra, e qui si pensava che fosse un'altra attrazione di gravità, che ci fossero due gravità, uno che agiva sulla Terra, che attirava gli oggetti, e l'altro nell'universo che attirava i corpi celesti. Newton ha questa intuizione, dice: no, guardate che la forza di gravità è identica. Quando voi avete la Luna che viene attirata dalla Terra o la Terra che viene attirata dal Sole e viceversa, o la mela che cade, la forza è uguale, è identica e si chiama gravità ed è universale perché è uguale in tutto l'universo. Questa è la prima cosa che capisce Newton. Poi ci arriva Einstein. Einstein compie un salto concettuale molto più grande. Einstein studia la gravità per 10 anni, quando dicono si fa tutto e subito, non è così, non si può fare tutto e subito, bisogna riflettere sulle cose, bisogna pensare. Il tempo della riflessione è un tempo importante quanto quello dell'azione. Una specie di ozio dei pensieri induce e poi ad arrivare lontano. Lui impiega 10 anni
10 anni vuol dire oltre 3600 giorni in cui riflette sempre, sempre sullo stesso problema e arriva a quella che si chiama relatività generale, di cui ovviamente non vi parlo, ma capisce che la gravità in realtà non è una forza. Contrariamente a quello che diceva Newton, la gravità non è una forza, non esiste la forza di gravità, ma quello che esiste è questo, cioè immaginate il Sole. Allora il Sole deforma lo spazio esterno attorno a sé e quando arriva un oggetto in prossimità del Sole è costretto, dato che trova una geometria, trova uno spazio deformato, ad andare attorno al Sole. Vedete, qui ho messo due palle pesanti su un telo. Allora, quando io ho un oggetto, non va, se va di qui, va normalmente, se ne va per i fatti suoi, ma se si avvicina, va giù. Cioè, viene attirato l'oggetto non perché il Sole che lo attira, ma perché trova uno spazio attorno al Sole deformato. Questo dice Einstein, non esiste la forza di gravità. Allora io ho messo i due scienziati a confronto. Allora vedete, Newton dice la gravità è una forza. La Terra si muove intorno al Sole. Il Sole attira la Terra. Einstein dice no, guardate che la gravità non è una forza, è una curvatura dello spazio, è lo spazio deformato attorno all'oggetto. Quindi quando la vostra penna vi scivola di mano e va a terra, non va a terra perché è deformata, perché viene attirata dalla terra, ma perché trova lo spazio attorno a sé curvo, deformato, e va giù. Vi ho fatto un esempio per capire perché non esiste la forza di gravità. Non esiste la forza. E aveva ragione Einstein. Guardate, questi sono due persone che si trovano sull'equatore A e B e sono distanti, supponete, 1000 chilometri. Questo è A e questo è B. Allora A dice, guarda, io ora mi incammino verso il polo nord. Cammina, cammina, cammina e arriva in A'. B fa lo stesso, cammina, cammina, cammina e si ferma in B'. Allora vedete, prima erano distanti 1000 chilometri, ora sono distanti 200 chilometri. E se camminano ancora, si incontreranno qua, si sono attirati. In realtà né A né B si sono attirati. Hanno trovato uno spazio curvo che ha simulato la gravità, che ha simulato questa forza di attrazione. Ripeto, questo è un concetto che spiega, secondo me, in maniera illuminante perché la forza di gravità non esiste. Gli oggetti si attirano, A e B, apparentemente si attirano, non perché si attirano tra di loro, ma perché trovano una geometria, trovano, si dice, uno spazio curvo che simula la gravità e che fa sì che i due oggetti siano sempre più vicini, fino addirittura ad arrivare al polo nord, per cui si incontrano. Ma ripeto, non si incontrano, non si toccano perché si attirano, si toccano perché sono il risultato di una situazione di spazio curvo. Se fosse stato un piano non si sarebbero attirati. E vado avanti velocemente perché il tempo sta quasi finendo. In conseguenza di questo, il tempo non scorre, in conseguenza della gravità, in tutti i modi. Se voi vi trovate al quarto piano di un palazzo, il tempo scorre più lentamente, secondo Einstein, e gli esperimenti gli danno ragione. Se voi siete a piano terra, il tempo scorre più velocemente. Cioè, incredibile, ma più in alto siamo, più lentamente scorre il tempo. Non solo. Vi ho fatto vedere, dopo vi parlo velocemente del buco nero, se siamo sulla Terra passano 10 minuti, se siamo sul Sole passa solo un minuto, lo stesso intervallo di tempo, cioè scorre più lentamente. Più grande la massa dove si trova l'oggetto che voi state misurando, l'orologio, e più lentamente scorre il tempo. In un buco nero, di cui vi parlerò adesso, addirittura il tempo si ferma, non scorre più, t uguale a zero. Non va più avanti il tempo, è fermo per sempre. E questa non è una curiosità, è proprio così. Abbiamo misurato in maniera scientifica tutto ciò che vi sto dicendo, naturalmente. E per arrivare al buco nero, guardate,
Questa immagine a destra è l'immagine vera di Newton quando si occupa dei colori. È una curiosità storica, però l'immagine che Newton fa nel 1664, quando si occupa dei colori, la luce bianca passa attraverso questo oggetto di vetro che si chiama prisma e viene scomposta. Voi l'avete mai visto un arcobaleno? Quindi vedete l'arcobaleno, i sette colori dall'iride, dal rosso al violetto. E perché vi dico questo? Perché questo è connesso col buco nero. Perché vedete, perché noi vediamo gli oggetti? Arriva la luce bianca, che io scompongo nei sette colori, toccano il vostro maglione rosso, sei di questi colori vengono trattenuti e solo il rosso parte, lascia il maglione, raggiunge il vostro occhio e voi vedete il maglione rosso. In realtà il maglione non ha nessun colore, solo che il suo materiale è tale per cui vengono trattenuti sei colori e il settimo lo lascia. Non vediamo gli oggetti proprio perché partono dalle radiazioni luminose che giungono al nostro occhio e lo inondano solo di quel colore. Allora, perché io vediamo bianco? Perché tutti i colori arrivano sul maglione, li respinge tutti, non trattiene nessun colore, i sette colori raggiungono l'occhio e noi vediamo il maglione bianco. Adesso andiamo al nero, ci interessa per il buco nero. Quando noi mandiamo una luce bianca, una lampadina, e quindi i sette colori dell'arcobaleno che compongono la luce bianca della lampadina sul maglione nero, da qui non parte nulla. Non parte nulla. E se non parte niente, gli occhi non ricevono nessun segnale. Voi vedete nero. Quindi il nero è la testimonianza di un qualcosa che voi non vedete, che non, no che non c'è, attenti, che non vedete, cioè non raggiunge il vostro occhio. Allora, in quest'ottica, vedete, se io sono sulla Terra, per andare via dalla Terra devo andare ad una velocità di 11,2 km al secondo. Se vado a questa velocità, l'abbandono. I razzi, quando vanno via, devono superare gli 11,2 km al secondo, o se volete 40.000 km all'ora, è la stessa cosa. Se mi trovo sul Sole, per poter abbandonare il Sole, altrimenti se butto un oggetto in aria ricade sul Sole, devo abbandonarlo a 617 km al secondo, o se volete in chilometri all'ora, a 2.222.280 km all'ora. Un oggetto lasciato a questa velocità va via per sempre dal Sole. E cos'è un buco nero? Un buco nero è una stella la cui velocità di fuga per poter andare è superiore a 300.000 km al secondo. Quindi la luce, vedete che fa? Parte, cerca di andare via dal buco nero, ma ritorna indietro. Ritorna indietro. Quindi, vedete, siamo nella condizione del maglione nero. La luce va via, vorrebbe andare via, ma non va via e quindi non raggiunge il vostro occhio. La stessa cosa succede qua. Il buco nero è una stella così grande che neanche la luce riesce ad abbandonare questa stella e quindi non parte, non lascia e quindi noi non la vediamo. Questo è essenzialmente un buco nero. Quindi, ripeto, qui l'ho detto in maniera più didascalica, è una stella la cui gravità è molto elevata e neanche la luce riesce ad uscire. Il buco nero è invisibile. Invece vedremo che invece è visibile. E come facciamo a vederlo? Attraverso delle modalità molto, diciamo, accorte, molto belle. E su qui sorvolo velocemente, altrimenti il buco nero è composto da un orizzonte, che si chiama orizzonte degli eventi, che è esterno al buco nero. Tutto ciò che supera questa linea non torna più indietro, scompare per sempre all'interno. Questo si chiama orizzonte degli eventi, questo qui che voi vedete, ed è esterno al buco nero. Tutto ciò che sta prima lo vediamo, tutto ciò che entra qui dentro non lo vediamo più. Allora, come facciamo a vedere un buco nero? Un buco nero lo possiamo vedere perché ci sono stati 8 radiotelescopi e sono stati ottenuti pochissimi anni fa, 3 anni fa, si sono uniti tra di loro e sono stati messi in diverse parti della Terra, hanno dato vita ad un unico radiotelescopio grande quanto la Terra. Avete capito bene, cioè 8 radiotelescopi dislocati sulla Terra in zone diverse
sono stati connessi tra di loro e hanno fatto della Terra un unico gigantesco radiotelescopio. Che è successo? È successo questa cosa strana. Vedete, questa è una zona del cielo dove ci sono diverse galassie, M84, 86, però vedete questa è M87, questa qui. Ora, M87, per avere un'idea, è una galassia che vista da noi è grande quanto un sasso sulla Luna, una cosa microscopica, piccolissima, infinitesima. Che succede ad M87? Hanno visto che, vedete, questa è M87 che vi ho fatto vedere prima, c'è questo pezzetto qui bianco che sembrava una specie di filamento che usciva da questa galassia strana. E stavano chiedendosi, ma perché esce questo filamento? Gli altri non ce l'hanno. Cerchiamo di zoomare ancora meglio. Non l'hanno fatto con gli 8 radiotelescopi, con un radiotelescopio normale. Questo è quello che succede. Questi filamenti strani, questa è la M87 e questo è il filamento che hanno visto ingigantito. C'era qualcosa di veramente strano. Allora, che hanno fatto? Hanno messo tutti insieme questi 8 radiotelescopi, la Terra è diventata un gigantesco unico radiotelescopio e quello che è stato ottenuto è la prima immagine di un buco nero, la prima e unica immagine che noi abbiamo di un buco nero. È una cosa straordinaria. Hanno collaborato 200 ricercatori per 2 anni, dal 2017 al 2019. È stato un lavoro spaventoso per ottenere questa unica immagine. Questo è composto da 6 miliardi di soli. Voi immaginate 6 miliardi di soli messi uno dentro l'altro compongono un buco nero. Questo che voi vedete scuro è il vero buco nero. Qui dentro stanno i 6 miliardi di soli. Si chiama l'ombra del buco nero. Qui la luce non può sfuggire, come vi ho detto, come il maglione nero. La luce non può sfuggire di qua, non la vedete perché non può sfuggire, rimane intrappolata. L'anello rosso e giallo, invece, è un anello di luce ed è la materia che sta precipitando all'interno. Qui sopra vedete arancione rosso perché sta allontanandosi da noi e cadendo all'interno. Questa invece è gialla perché si sta avvicinando a noi e dall'altra parte è tridimensionale l'immagine, quindi si trova dietro e sta venendo verso di noi, per questo risulta gialla, più luminosa. E tutta la materia però sta ruotando attorno al buco nero. Questa è l'immagine, ripeto, non è una ricostruzione, attenti, questa è l'immagine vera di un buco nero nell'M87, da quel filamento che voi vedevate. Una cosa veramente, veramente straordinaria questa immagine. E qui andrò più veloce. E il buco nero, vedete, questo in alto è ciò che accade allo spazio deformato che dice Einstein per una stella, per il Sole. Il buco nero invece va giù, quindi scompare tutto. Se entrate con una pallina qui dentro, va giù e non può più uscire. E se non può più uscire, io posso collegare 2 buchi neri tra di loro, allora. Questi si chiamano ponti di Einstein-Rosen, sono 2 buchi neri collegati attraverso un unico ponte e quello che succede è che se voi avete un buco nero da una parte, va giù la pallina, può ricomparire dall'altra parte e questo si chiama buco bianco. Questi oggetti che voi vedete sono 2 zone dell'universo lontanissime tra di loro, lontanissime, possono distare anche miliardi, miliardi, miliardi di anni luce. Cioè la luce impiega miliardi di anni. Invece, con questi ponti, adesso è un po' diciamo difficile da spiegare, però i ponti in cui lo spazio viene strappato, si possono collegare tra di loro immediatamente. E questo è davvero straordinario. E di questo non vi parlerò, delle onde gravitazionali, perché si è fatto tardi, però è possibile anche ottenere l'effetto indiretto che ciò che dice Einstein è vero. E voglio concludere con questa immagine, cioè, vedete, noi siamo nella zona gialla, cioè il 4% di ciò che noi vediamo, stelle, galassie, tutto ciò che noi, con i nostri occhi, con i nostri telescopi, radiotelescopi, tutto ciò che noi vi ho fatto vedere all'immagine, in quelle immagini che vi ho fatto vedere di stelle, di galassie, sta tutto dentro la zona gialla.
per il 26% è materia oscura, è quello che vi ha detto ieri Francesco Cafagna, e poi c'è un 70% di ignoto che si chiama energia oscura, di cui non sappiamo nulla, assolutamente nulla. Noi siamo nella zona gialla, noi nel senso tutto ciò che vediamo nell'universo. Grazie per l'attenzione. Questa è un'immagine vera di Einstein che aveva quando si metteva queste pantofole orrende, però l'ho voluta mettere così. Allora, grazie al professor Tedesco, grazie soprattutto per la chiarezza straordinaria, perché ci ha parlato di argomenti estremamente complessi, ma con un linguaggio di estrema accessibilità. E... vero, non è facile, non è semplice. Lo so, e di questo appunto ti ringrazio, perché come dico, hai colto pienamente il senso dell'attività che stiamo svolgendo, ma soprattutto ci hai affascinato con questi contenuti incredibili, perché io per primo naturalmente ho imparato tanto oggi, perché anch'io insomma sono sempre stato convintissimo, no, dell'esistenza della forza di gravità, insomma ne parliamo poi anche abitualmente in maniera sostanziale, quindi l'idea della curvatura dello spazio è per me una novità, insomma, confesso la mia ignoranza in questo senso. Beh, no. Sì. Bene, allora, ragazzi, adesso questo è il vostro momento, approfittate, ecco, benevolmente, della presenza del professor Tedesco e per porre le domande che avete, insomma, le vostre curiosità. Allora, potete eventualmente alzare la mano, molto bene, allora vedo Cristina Monteriso e Anna Di Savino. Allora, benissimo. Allora, raccogliamo a tre domande alla volta, Luigi, se sei d'accordo, va bene? Sì, sì. Allora, Cristina Monteriso, Anna Di Savino e poi Lestingi Maria Andrea, va bene. Allora, comincia Cristina. Prego, Cristina. Ma dove finisce la forza di gravità? Dove finisce? La forza di gravità. La forza di gravità ha un'intensità. Sì, Luigi, raccogliamo ne tre, se sei d'accordo, va bene? Raccolgo più domande? Tre sì. Domande. Allora, Anna Di Savino. Buongiorno, volevo chiederle, è mai stato verificato cosa succede a qualcosa entra in un buco nero? Si sta valutando di inviare una sonda spaziale all'interno di un buco nero? Mm-hmm. Ok. E adesso Maria Andrea Lestingi. È probabile che il Sole possa diventare un futuro buco nero? Bene, prego. Allora, la gravità delle quattro forze che vi ho detto è l'unica che ha un raggio infinito, cioè può arrivare ai confini dell'universo, mentre le altre forze sono molto deboli. Voi immaginate una calamita, voi prendete una calamita e se siete vicino avete un pezzo di ferro, la attira. Ma se avete la calamita e siete in un'altra stanza, la calamita non attira più il pezzo di ferro. Questo perché la forza elettromagnetica è debole. La gravità, invece, ha il suo raggio di azione all'infinito, cioè non si ferma mai e arriva ai confini dell'universo. È lontanissimo, non ha un raggio di azione finito. Anche questo è un mistero da scoprire. Perché la gravità è così forte dal punto di vista delle distanze? Comunque non c'è un limite alla gravità e soprattutto non ci sono schermi gravitazionali. Cioè, è incredibile, se io ho una lastra, immaginate un cartone, oppure una lastra di legno, e ci metto una calamita dietro, dall'altra parte potete avere del ferro, ma non viene attirata, perché esiste uno schermo, un pezzo di legno, un pezzo di pietra, per cui fa da schermo alla calamita. Per la gravità non esistono schermi. Non è possibile avere un blocco del segnale gravitazionale. Agisce sempre comunque, supera tutto. Che cosa? L'altra domanda era, si può entrare in un buco nero? Per definizione un buco nero è un oggetto da cui non esce nulla che entra. Ciò che si può fare però è avvicinarci ad un buco nero, perché un attimo prima che arrivi all'orizzonte degli eventi,
un attimo prima, la materia accelera, prima di entrare, ma nel momento in cui accelera, emette quelli che si chiamano dei raggi gamma e raggi X. Cioè noi possiamo risalire alla presenza di un buco nero in maniera indiretta dalla quantità di raggi X e raggi gamma che si trovano attorno e formano quell'anello che vi ho fatto vedere. Quell'anello è proprio la dimostrazione indiretta della presenza del buco nero all'interno, ma una volta che uno entra non può più uscire, quindi non possiamo sapere nulla. L'altra domanda era sul Sole. Il Sole non può diventare un buco nero, ma tra 5 miliardi di anni diventerà una gigante rossa, cioè investirà e arriverà, noi ovviamente verremo investiti, non ci saremo probabilmente tra 5 miliardi di anni, investirà la Terra, supererà Marte, supererà Giove, sarà sempre più grande, sempre più rossa. Perché non diventa un buco nero il Sole? Perché non ha materia abbastanza. Per diventare un buco nero ci vogliono almeno 4 masse solari, cioè stelle la cui massa è 4 volte il Sole. Se è 3 volte non diventa un buco nero, se è 2 volte non diventa un buco nero, se è 4 volte sì. Quella fotografia che vi ho fatto vedere ha 6 miliardi di soli all'interno, e ammassa per 6 miliardi di soli. Bene, allora continuiamo con Anna Mennea, Fabio Mitola e Raffaele Cristina. Allora, Anna, prego. Buongiorno. Volevo porre una domanda sui buchi neri. Sì. È verosimile pensare che i buchi neri inviano ciò che catturano in possibili universi paralleli al nostro? Ok, poi Fabio Mitola. Sì, volevo chiedere, ma invece i buchi bianchi da cosa vengono generati? Benissimo. Cristina, Raffaele? Perché tutte le cose presenti nello spazio hanno una forma rotonda? Bene, ok. Belle domande. Allora, ci sono, è possibile che all'interno entri in un universo parallelo al nostro? Allora, io qualche anno fa vi avrei detto di no, non è possibile. Invece, ci sono delle teorie molto interessanti che dicono di sì, cioè la materia che entra all'interno di un buco nero, ovviamente, fa ingrandire e incurvare lo spazio, il tempo, sempre di più. Perché vi ricordo che il tempo in un buco nero è zero, non scorre. Allora sono oggetti, sono dei mostri molto strani, perché catturano massa, ma il tempo non scorre. Allora è possibile che questo sovraccumulo di massa distorca lo spazio talmente tanto che lo strappa e faccia uscire questo sovrappiù, diciamo così, di materia in un'altra zona dell'universo, come vi dicevo, che è un buco bianco. Parallela al nostro? Sì, può anche essere, perché il Big Bang probabilmente non è stato un evento unico. Perché noi siamo lì 13,7 miliardi di anni in cui è esploso il Big Bang? E siamo gli unici e dell'evento è stato unico. E perché non ce n'è stato un altro? O ce n'è stato un altro ancora? Oppure è da sempre che ci sono dei Big Bang? Da sempre, quindi non 2, 3, ma miliardi di Big Bang nel passato, o addirittura dall'infinito arrivano. Allora voi immaginate un universo che scoppia, 13,7 miliardi di anni, scoppia, si ingrandisce, poi raggiunto il massimo, rimplode per altri 13,7 miliardi di anni, si richiude, scoppia il Big Bang, una specie di respiro cosmico di 13,7 miliardi di anni. E questo è uno dei tanti implosioni ed esplosioni di questo Big Bang. Quindi è possibile una cosa del genere. E l'altro, se i buchi bianchi, come si formano? Si formano grazie ai buchi neri, cioè al fatto che questa sovrappiù di materia non riesce più ad essere contenuta in quello spazio e sfocia in questo buco bianco, che è un generatore di materia però, cioè non se la prende la materia. Vi ho fatto vedere nella quella diapositiva che entrano buchi neri ed escono buchi bianchi, cioè è un generatore di materia nell'universo. E questo si sta studiando con dei grandissimi radiotelescopi, manderanno un altro adesso nello spazio tra un paio di anni, proprio per studiare questo. Poi perché gli oggetti sono tutti rotondi? E questa è una bella domanda, perché quando viene generato della materia, la materia a un certo punto ha una piccola rotazione e questa piccola rotazione non può essere più fermata, perché si dice si conserva
lo so che è brutto da dire, però tecnicamente si conserva il momento angolare, cioè la rotazione si deve conservare. Quindi, anche se diventano sempre più grandi queste galassie, devono ruotare e non si possono fermare più perché è conservato il momento angolare. È come una trottola che gira che non si può più fermare. Bene, allora proseguiamo. Luca Sotero, Maria Paola Capagna e Anna Rita Scandamarro. Allora, Luca. Buongiorno, volevo fare una domanda sulla forza di gravità. Allora, si sa che la forza di attrazione gravitazionale di un buco nero è così grande che neanche la luce può sfuggire. E tutto ciò che viene attratto in un buco nero non torna più indietro. Ma dove va a finire? Ok, Maria Paola Capagna. Buongiorno, volevo chiederle, ma un buco nero si può chiudere definitivamente? Anna Rita Scandamarro. Buongiorno, le volevo chiedere perché il 96% dell'universo è ancora completamente sconosciuto e cosa, si può fare per esplorare altri spazi? Benissimo. Allora, velocemente, la prima domanda è dove va a finire tutta la massa? Va all'interno di un buco nero. Il buco nero si ingigantisce, nell'ingigantirsi attira ancora di più, più è grande, più attira, e quindi è un mostro cosmico che non ha fine, è una sorta di processo inarrestabile, sempre di più, sempre di più, e più attira massa e più diventa grande, ma più è grande, più attira e più ci va della massa. Quindi non si ferma mai, è una macchina perfetta per distruggere tutto ciò che si avvicina. Il buco nero si può, non si, il buco nero si può chiudere? No, perché proprio per quello che dicevo, perché un buco nero, essendo un generatore, di accalappiatore di masse, a un certo punto non riesce, come dire, non si può più frenare questo processo. Se voi avete, esistono, non vi ho parlato di microbuchi neri. I microbuchi neri sono delle vere e proprie palline di buchi neri che però diventano sempre più grandi, grandi più grandi del Sole, proprio per questo processo, perché il processo di condensazione, come dire, di massa che va all'interno è un processo che non può essere arrestato da nessun meccanismo fisico. L'altro è perché il 96% della materia è tutto scuro. Allora, oscuro. In realtà la parola inglese, dark in inglese, è vero che significa scuro, ma significa anche misterioso, no, non capibile. In realtà si dice dark matter, dark energy, che noi abbiamo tradotto in maniera impropria come oscuro, ma non è oscuro che è nero, è oscuro nel senso che non è capibile, cioè non capiamo. E non riusciamo a capire perché la materia oscura, ieri ne avete visto un esempio, è qualcosa che circonda, si pensava, ogni galassia è una sorta di pacco che si porta appresso ogni galassia. Quindi ogni galassia si porta una quantità gigantesca di materia oscura, ogni galassia se ne porta una. Invece ultimamente hanno scoperto che anche tra galassie c'è della materia oscura, anche in quelle zone vuote, quindi non legate alla materia, c'è della materia oscura. E questo vuol dire che ancora di più non capiamo che sta succedendo. L'energia oscura poi è ancora più strana. L'energia oscura, quel 76% che vi dicevo prima, è qualcosa di ancora più misterioso perché è una energia. Voi immaginate il Big Bang, scoppia l'universo, 13,7 miliardi di anni fa. Scoppia, scoppia, scoppia. Uno che si aspetta che dopo un certo tempo si ferma l'espansione, poi c'è la contrazione. Invece l'energia oscura di cui abbiamo rilevato la presenza sta facendo accelerare l'universo, cioè da 4 miliardi di anni l'universo sta sempre più accelerando, misteriosamente, c'è una forza che spinge l'universo sempre più velocemente. E naturalmente questo non ha nulla a che fare col Big Bang, perché il Big Bang gli ha dato la botta iniziale e si è fermato. Adesso no, è in fase una nuova forza. L'energia oscura che sta facendo accelerare sempre di più l'universo. Oscura è dark, non è oscura in senso inglese del termine, dark è meglio, non per fare, come dire, il sofisticato, io voglio parlare inglese, no, perché
non c'è una tradizione di dark precisa. Dark energy, dark matter, sono dark in tutti i sensi, oscura, misteriosa, in questo senso. Bene, allora ancora Jenny Terrone, Cristina Monteriso e Marco Mema. Allora, Jenny. Buongiorno, io e la mia classe volevamo sapere se si è ipotizzato come possono essere le eventuali forme di vita presenti nello spazio. Ok. Sì. Cristina Monteriso. Volevo sapere se un oggetto entra in un buco nero e poi va a finire in un buco bianco, esce dal buco bianco o rimane lì dentro? Marco Mena. Buongiorno, le volevo chiedere, ho studiato che Einstein formulò una teoria sui buchi neri, cioè che quando un oggetto o una persona entra in un buco nero c'è una realtà distorta e magari non c'è proprio un buio totale ma una luce. Ho ricercato ulteriormente su Google, ma non ne parlano tanto. Cosa si pensa di questa teoria? Sì, allora, forme di vita. Io sono, come vi ho fatto vedere, sono praticamente certo che esistano altre forme di vita, non basate sull'elemento del carbonio come il nostro, o forse sì, però sono certo, come vi ho fatto vedere, non siamo gli unici privilegiati. Credo che su questo nessuno ormai ha dubbi. Ripeto, e non mi stancherò mai di... Non c'entrano nulla gli UFO, attenti, non c'entrano nulla, stiamo parlando di cose scientifiche, di cose dimostrabili, e con la quantità di sterminata gigantesca di galassie, ognuna delle quali contiene 100 miliardi di stelle, e in queste stelle non c'è manco un pianeta che abbia fatto generare la vita, lo trovo non impossibile, ma di più, questa è la prima cosa, ripeto fino alla noia questo aspetto perché spesso sfugge. Quando esce dal buco bianco, allora noi non abbiamo ancora visto i buchi bianchi, però ne abbiamo una, come dire, una dimostrazione quasi indiretta legata al fatto che forse i quasar, che sono degli oggetti celesti, illuminosissimi e delle vere e proprie esplosioni di stelle, possono essere i terminali di un buco bianco, cioè di un buco nero connesso con un buco bianco, ma questi sono studi recentissimi che si stanno facendo adesso. La luce da un buco nero, no, non può uscire la luce da un buco nero perché né ci può essere nessuna forma di vita perché il tempo è uguale a zero, il tempo è uguale a zero all'interno di un buco nero, quindi qualunque cosa entra si ferma per sempre, non c'è una forma di vita, una, come dire, una materia che gira come la conosciamo noi, come il sole, come il pianeta, come le stelle, ma è tutto fermo perché il tempo si è fermato, non c'è uno scorrere. Se potessimo ipoteticamente portare un orologio, fuori dal buco nero fa tic-tac, tic-tac, dentro al buco nero, silenzio assoluto, si ferma. Bene, allora ancora, Ettore Pio Norscia, Ilaria De Palma, e poi leggiamo un paio di domande che sono in chat. Allora, Ettore. Buongiorno, volevo chiederle, in che modo la forza di attrazione gravitazionale di Newton viene esercitata da un buco nero? E inoltre, è stata misurata la massa di un buco nero? No, non l'ho capito. È stata? Ma è misurata la massa di un buco nero? Ah, sì, sì. Ok. Ilaria. Buongiorno. È stata mai osservata la chiusura di un buco nero? La chiusura? Sì. Ok. Allora, prego, professore. Allora, la massa di un buco nero, sì. C'è ancora Fabio Mitola che vuole fare una domanda. Prego, Fabio, sì. Ok, grazie. Volevo chiedere, perché mi è venuto un dubbio, ma se il buco nero attira tutta la materia, la attira nel suo interno, allora grazie a che cosa distrugge tutto il resto della materia? Sì. Okay. Allora, la massa di un buco nero si può calcolare facilmente perché tecnicamente è facile. Diciamo, cerchiamo di tutto ciò che sta attorno a un buco nero è una
dimostrazione di quanta materia sta dentro. Se ho un piccolo buco nero, la materia che sta fuori è poca. Sto banalizzando, ma giusto per rendere l'idea. Se ho un buco nero gigantesco, la materia che sta attorno prima di entrare e di perdersi per sempre è più luminosa ed è maggiore. Nella fotografia che vi ho fatto vedere, quell'anello è un anello enorme, più grande del nostro sistema solare. Quindi stiamo parlando, lo facciamo in maniera indiretta, però la massa di un buco nero la sappiamo calcolare anche con grande precisione. Si calcola attraverso quanta materia sta fuori prima di entrare e quanta materia viene illuminata fuori. Se è molto illuminata è grosso il buco nero, se è poco illuminata il buco nero è piccolo. Quindi è una misura che sappiamo fare con grande precisione. La chiusura di un buco nero di per sé è chiuso, perché tutto ciò che entra non può uscire. Quando voi avete la porta di casa chiusa, quando voi entrate in casa, chiudete la porta con la chiave e non potete più uscire, a meno che non aprite la chiave, con la chiave. In questo caso non avete la chiave per aprire la porta, vi chiudete e non uscite più. Quindi un buco nero è un oggetto chiuso da questo punto di vista. La distruzione di un buco nero si può distruggere? No, perché di per sé, per definizione, un buco nero è tutto ciò che è una stella che riceve la massa e la blocca nel suo interno. Quindi la distruzione, il concetto di distruzione, è legato a un tempo che passa e quindi io lo distruggo. Una materia che circola all'interno è una materia che si evolve, può uscire. Invece no, il tempo è uguale a zero. Non si può distruggere proprio perché non c'è tempo che scorre. Bene, allora leggo queste domande che sono in chat. Giuseppe Porcaccioleone chiede: cosa succede quando i buchi neri si scontrano? Sì. Poi Chiara Turci chiede: i getti di plasma dei buchi neri causano problemi alle stelle e ai pianeti che incontrano, lo mette tra virgolette? E ancora Giovanni Caressa chiede: c'è una probabilità che si possano fermare le rotazioni o continuano in eterno? Allora, si scontrano velocemente, si scontrano i buchi neri? Sì, grazie allo scontro tra due buchi neri abbiamo avuto le onde gravitazionali. Le onde gravitazionali, che è una scoperta dell'anno scorso, meglio di fine 2019, sono state rilevate grazie allo scontro di due buchi neri che hanno ruotato attorno a sé e hanno generato un'enorme esplosione e hanno generato queste che non vi ho parlato, delle onde gravitazionali. I jet di plasma sì, possono creare distruzione attorno a sé, perché sono jet, come vi ho fatto vedere in M87, molto grandi. Quel filamento è lungo quanto mezza Via Lattea, parliamo di miliardi di chilometri, miliardi e miliardi di chilometri. Tutto ciò che incontra viene distrutto. C'è probabilità che si possano fermare, si può fermare la rotazione? No, non si può fermare, proprio per la conservazione del momento angolare, di questa rotazione che si chiama momento angolare. Non si può fermare mai, mai. Ok, ancora abbiamo Giovanna Lomuscio, Anna Rita Scandamarro. E poi ti leggo questa domanda in chat di Eva Ricapito: come mai ha deciso di studiare e approfondire tutto ciò? Allora, questa è una domanda, e poi appunto possiamo. Allora, se voi magari. No, vabbè, ascoltiamo prima Giovanna e Anna Rita. Allora, Giovanna. Io vorrei farle delle domande sulla gravità. Si dice che la gravità è collegata anche alla velocità di fuga e vorrei capire che cos'è questa forza, ecco. E poi vorrei anche sapere se è vero che la gravità presente su un pianeta dipende dalle dimensioni di esso e se sì, come fece a capirlo? Sì. Anna Rita? Se esistono altre forme di vita, come mai non abbiamo mai avuto la prova? E nessuno è mai riuscito a trovare forme di vita, nonostante le tante ricerche? Sì, parto dall'ultima. Allora, esistono altre forme di vita, come mai non le vediamo? Perché le distanze sono enormi. La cosa più veloce che noi conosciamo è la luce. La luce fa in ogni secondo 300.000 chilometri. In un secondo
300.000 chilometri, nel secondo successivo 300.000 chilometri e così via. Queste stelle che vi ho fatto vedere, queste galassie, distano da noi miliardi di anni luce. Miliardi di anni luce. Questo vuol dire che se io dico ciao, come state? Dopo un miliardo di anni arriva il segnale, lo recepiscono e loro dicono stiamo bene, e ci arriva dopo un altro miliardo di anni. Questo è il motivo per cui per il momento non riusciamo a comunicare con altre forme di vita. Non perché non esistano, ma perché sono distanze troppo grandi per poter avere questa comunicazione come la conosciamo oggi. La gravità e la velocità di fuga, più grande il pianeta o il Sole o la stella, più è difficile far lasciare questo oggetto. Vedete, se io ho una pietra e la butto sulla Luna, la va in alto e raggiunge 10 metri e poi cade. Se sto sulla Terra, la butto in aria, fa un metro in aria e poi cade. Se io fossi sul Sole, che è ancora più grande, fa 10 centimetri e poi cade. Perché la gravità, più è grande il pianeta, l'oggetto, il sistema che sto considerando, maggiore l'attrazione che riceve. Quindi per far sfuggire qualcosa da questi pianeti occorre una forza fortissima. La luce è una di queste cose. Se la luce che sfugge dal pianeta ce la fa, noi vediamo il pianeta, noi vediamo il Sole, perché la luce riesce a sfuggire dal Sole, raggiunge i nostri occhi e noi lo vediamo. Ma se neanche la luce riesce a sfuggire da questo oggetto, ma ritorna indietro, noi vediamo nero. Non lo vediamo più. Questo è il motivo per cui gravità e velocità di fuga sono collegate. Perché ho deciso di studiare? Perché mio padre era un professore di matematica e fisica e sentendo sempre lui parlare di queste cose mi ha incuriosito. Poi mi iscrissi a fisica e già dai tempi del liceo studiavo Einstein. Però quello che vi voglio dire, ho sentito dire una cosa che volevo dire velocemente, su internet questa cosa non l'ho trovata. Voi vi fareste mai operare da un chirurgo che ha letto su internet delle notizie? Andreste mai su un aereo con un pilota d'aereo che ha imparato a diventare pilota d'aereo da delle notizie su internet? Mai. Non leggete mai notizie di questo tipo su internet. Andate sui libri, sui vostri testi, chiedete ai vostri insegnanti. Internet c'è di tutto di più. Vi sono dei siti che parlano di queste cose che vi ho detto io. In America ce ne sono migliaia e migliaia, ma anche in Italia. E sapete chi li tiene? Li tengono dei benzinai, dei parrucchieri, che sono altri mestieri. Io non sto dicendo che sono migliori o peggiori, sono altri mestieri. Ci sono un gruppo di benzinai dell'Oklahoma o del Nevada che hanno siti di cosmologia e di gravità. E quindi se voi foste in America e andaste a scrivere su Google quelle cose che vi ho detto io oggi, trovereste un sacco di siti che parlano di questo. Ma qual è la fonte di tutto ciò? Non andate su internet, non andate su internet. Ricordatevi sempre, vi fareste mai operare da un chirurgo che non ha studiato sui libri, che non si è laureato, ma che ha studiato da internet, da Google? Mai. È la stessa cosa. Queste cose, per arrivare a... Giusto un secondo. Per arrivare a questo tipo di sintesi, a questo tipo di sintesi che ho fatto oggi, io studio dal 1981 queste cose. Sono 40 anni. Io mi sono iscritto nel 1981. Alla fine uno riesce a fare una sintesi così di questo tipo, però stare 10 ore al giorno a studiare queste cose per 40 anni, porta alla fine vi dico delle cose. Quindi cercate nei vostri insegnanti, sui libri, quello che voi cercate, non su internet. Non su internet. È un messaggio molto importante, Luigi, perché andiamo proprio al cuore del problema, cioè l'importanza della verifica delle fonti nella ricerca. E questo è uno degli aspetti più importanti che appunto mi fa piacere che tu abbia messo in risalto, perché la ricerca risponde a delle leggi ben precise. Tutte le fonti vanno rigorosamente verificate.
E quindi internet è uno strumento potentissimo che naturalmente noi utilizziamo, stiamo utilizzando anche adesso evidentemente, no? Per poter essere in collegamento, e che dà veramente tante opportunità. Però attenzione alla verifica delle fonti, e come dice il professor Tedesco, devono essere fonti certificate, quindi le riviste internazionali, se parliamo appunto di alto livello, ma anche, come dire, testi comunque pubblicati che abbiano un comitato editoriale alle spalle, o appunto figure di professori che evidentemente sono qualificate per fornire questo tipo di informazioni. Allora, ancora, poi però chiudiamo, insomma, non voglio approfittare troppo della benevolenza del professor Tedesco, abbiamo la domanda di Alessandro Russo, e poi leggo in chat un'altra domanda di Chiara Curci. La luce, quando entra in un buco nero, viene subito intrappolata o subisce prima delle trasformazioni? Allora, questa è la domanda di Chiara Curci. Adesso ascoltiamo Alessandro Russo e poi chiudiamo l'incontro. Allora, Alessandro. Buongiorno. Buongiorno. Ma come mai ogni corpo celeste ha una diversa forza di gravità? Ok. Finito? Sì. Sì, allora, perché la luce viene intrappolata in un buco nero? Sì, viene intrappolata, però prima di scomparire emette una sorta di vagito galattico, cioè emette raggi X. Quindi la luce, immaginate, sta avvicinando, si avvicina a un buco nero, si avvicina, poi accelera sempre di più perché viene attirato. Più accelera e più emette raggi X verso l'esterno, e che noi riceviamo. Infatti noi siamo... vediamo che esiste un buco nero attraverso ciò che crea attorno a sé. È come se voi aveste, non poteste vedere una, che ne so, una specie di nido, oppure di una trappola all'interno, dentro il quale c'è un serpente. Però vedete fuori del proprio abitacolo che c'è tutta una serie di ossa, una serie di... Voi sapete in maniera indiretta che dentro lì c'è qualcosa. La stessa cosa, noi dalla luce che noi riceviamo, prima di entrare in un buco nero, emette quest'ultimo vagito, quest'ultimo urlo, che si chiamano raggi X. È un'emissione spaventosa di raggi X, poi scompare per sempre. Noi, quindi, la luce viene intrappolata in un buco nero, sì, ma riusciamo a capire il momento in cui supera l'orizzonte degli eventi, lo riusciamo a vedere. Dopo no, non vediamo niente. Perché ogni corpo celeste ha forze di gravità? Perché più grande è la massa, maggiore è la forza di gravità. Se io ho, immaginate, la Luna, che è piccola, ha una forza di gravità che è 6 volte più piccola della Terra. Poi ho la Terra, che è più grande, perché ci sono più elettroni, più protoni, più massa. Più grande la massa, maggiore la forza di gravità. Sul Sole è ancora più grande, sul buco nero è talmente grande che neanche la luce riesce a lasciarla, e quindi noi non lo vediamo. Quindi c'è questo collegamento tra quantità di massa che ha un corpo e forza di gravità che attira. Più grande la massa, più grande la forza di gravità. Bene, allora io ringrazio ancora il professor Tedesco per aver risposto a queste domande in maniera così puntuale. Sei stato, come dire, veramente, ti siamo tutti veramente molto grati, perché hai messo a disposizione, ecco, questi decenni di ricerche, lo hai fatto in maniera così chiara. Come speriamo che ci sia rimasta qualcosa, tutto qui. Grazie, assolutamente sì. Ti sottolineo che in chat ci sono tutti i complimenti dei professori. Grazie. Che, come dire, ancora una volta, questa bella, sono tutti entusiasti. Che dirti, Luigi, siamo davvero felicissimi di averti avuto come nostro ospite. Naturalmente, insomma, la nostra collaborazione non finisce qui, se tu sei d'accordo. Quindi, sì, certamente. Siamo ancora in futuro. Non solo delle tue conoscenze, ma della tua disponibilità. Grazie a voi. Vogliamo che i nostri ragazzi abbiano questi importanti stimoli, con l'auspicio che domani anch'essi possano essere dei validi ricercatori in questo o in altri campi. L'importante è che il rapporto con la conoscenza sia sempre così stretto, così come appunto tu ci hai dimostrato.
Grazie a voi. Allora, grazie professor Tedesco, grazie a tutti i professori del Dipartimento e quindi alla professoressa Massafra che lo coordina e che ha curato i rapporti appunto con il professor Tedesco e naturalmente anche con gli altri protagonisti di questa rassegna. Grazie a voi ragazzi per il vostro, come dire, la vostra attenzione, per la cura anche delle domande che avete posto, che rivela per l'appunto quanto siete stati attenti e quanto abbiate, insomma, ben recepito, ecco, questa importante lezione. Bene, grazie a tutti e a presto. Buona giornata a tutti, grazie. Grazie, buona giornata. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Va bene. Va bene, allora professori, grazie. Grazie, grazie a lei, buongiorno. Grazie, arrivederci. Buona giornata. Arrivederci, buongiorno. Buongiorno. Arrivederci. Giorgio, tutto ok per domani? Sì, Ale, sì, tutto ok, tutto ok. Non...